Questo, come avete visto, è 223, comunque poco cambia tra un benzinaio e l'altro. 223 LEC sono... Buongiorno, allora, visto che me lo chiedete, ve lo dico. Mi state chiedendo se in Albania il prezzo della benzina è quant'è, a quanto è arrivata. A oggi siamo a 225 LEC, sia il diesel che la benzina senza piombo. Quindi la domanda che io pongo a tutti quanti: ma com'è possibile che la benzina sta salendo dappertutto e il barile no? Scherzo, scherzetto. Comunque, vi ho fatto vedere questo a 2,25, ora vi faccio vedere un'altra tabella, ma comunque sono tutti uguali. Questo, come avete visto, è 223, comunque poco cambia tra un benzinaio e l'altro. 223 LEC sono 1,80 euro. Allora, qui in Albania, nella capitale, si stanno muovendo con delle proteste per il rincaro della benzina, quindi del petrolio. Ho risposto alla domanda che mi state facendo in tanti, non so cosa possa cambiare per voi sapere che qua la benzina costa 1,80 euro rispetto ai 2,30 euro che avete di là, e perché è una questione europea, penso, non solo nazionale. Comunque, per il resto siamo qua. Ora poi vi faccio vedere qualcos'altro oggi. Allora, ho aspettato 2 giorni per chiudere il video sulla benzina perché volevo dirvi una cosa. Avevo fatto vedere i prezzi che erano aumentati e il primo ministro dell'Albania, ho il telefono così sto leggendo, ha imposto i prezzi massimi per la nafta e per la benzina, che è 2,17, e anche per il gas a 93. Quindi fondamentalmente lui ha imposto un massimo, oltre a questo non si può sforare, ed è l'unico che lo ha fatto. Adesso nei commenti scrivete quello che volete, però in realtà la situazione è questa. E volevo dirvi anche un'altra cosa sul prezzo del barile del petrolio, però prendo sempre il cellulare così non sbaglio. Allora, il prezzo del petrolio oggi di vendita è 112 euro al barile, o 112 dollari al barile, scusatemi. Noi nel 2008, con il petrolio a 139 dollari al barile, pagavamo la benzina a 2 euro. Oggi, con la benzina sotto 1,30 euro, paghiamo la benzina o il gasolio, quello che voi sapete. Non è un video protesta, ma in realtà lo potrebbe anche essere, perché si va a protestare ovunque per le partite di calcio, ma non si protesta per questo. A Tirana, quindi nella capitale dell'Albania, hanno protestato per il rincaro dei prezzi. Viva l'Italia, viva l'Albania, questa è la mia nuova vita in Albania.